L'attendevano da tanto tempo, è arrivata alla settima giornata. Il Latina sfata il tabù vittoria cogliendo il suo primo storico successo in B al cospetto del Brescia targato Maifredi dopo il turbolento addio di Giampaolo. In avvio di gara Mister Breda presenta i suoi con un 3-5-1-1, in avanti Jonatas con Crimi sulla tre quarti, a centrocampo c'è Maltese, dietro Esposito viene preferita Figliomeni. Che sia la giornata giusta per il Latina lo si capisce fin dalle prime battute, la squadra di casa infatti parte bene, già al terzo ci prova Maltese ma il destro dell'ex Viareggio finisce al lato. Il Latina prova a rendersi ancora pericoloso anche se le occasioni non sono molte, al 17° su un cross di Alassan Kukoc sbaglia l'intervento, la sfera finisce a Jonatas che spara alto però da buona posizione. Gli ospiti intanto faticano a trovare spunti, l'unica azione degna di nota in tutto il primo tempo è un tiro della distanza di Colletti che finisce alto, è il 28°. Al contrario invece gli sforzi del Latina vengono premiati al 39° con Morrone che spezza un digiuno di gol che mancava dalla seconda giornata contro l'Avellino. Il centrocampista ex Parma infatti riceve un cross al bacio da Figliomeni da poco entrato al posto dell'infortunato Esposito ed insacca prepotentemente di testa. È l'1-0 con il quale si va al riposo. Ad inizio ripresa si attende la reazione del Brescia ed invece arriva il secondo gol del Latina che mette in ghiaccio il match. Crimi recupera palla a centrocampo, lancio millimetrico per Jonatas che si libera di una difensore e piazza la sfera all'angolo, nulla da fare per Cragno. Il Francioni esplode di nuovo. Sul 2-0 il Latina si difende bene, non permettendo agli ospiti grosse sortite. Il Brescia ci prova al 17° della ripresa con il neoentrato Sodigna, il suo sinistro viene però respinto da Jacobucci. I Lombardi, nonostante aumentino la pressione, non trovano spazi perché gli uomini di Breda si difendono con ordine e sono pronti a sfruttare le ripartenze come accade con Ristoschi al 20°, il suo destro però è preda di Cragno. Gli ospiti invece tornano a rendersi pericolosi ancora con Sodigna alla mezz'ora, il suo sinistro su punizione viene deviato in angolo da Jacobucci. Da qui in poi il Latina continua a controllare agevolmente e porta a casa il successo, la cura Breda dunque funziona, squadra solida e compatta che non prende gol ormai da 4 partite, numeri che fanno ben sperare per le prossime gare.